Piove, piove, sotto sottoterra, o sopra sopra le nubi. Il mio corpo, o ancora di più la mia anima, troverebbero riparo dalla pioggia. Sono una persona solare, per cui la pioggia per me è un po' un elemento estraneo. Però tuttavia, da quando vivo in campagna ho cominciato a apprezzare molto la pioggia proprio per il senso di freschezza, di pulizia e di nutrimento che dà alla campagna, proprio agli alberi, i colori che appena piovuto diventano più vivaci. Mi piace della pioggia il fatto che sei obbligato quasi a stare a casa. Noi che insomma di solito abbiamo delle belle giornate, o comunque in Toscana si ama molto il bel tempo, se c'è una goccia d'acqua insomma di solito si prende l'auto. Invece l'idea del raccoglimento che crea anche un po' la pioggia, perché appunto la pigrizia magari di uscire viene fuori, però ecco, è un momento in cui si rimane volentieri a casa, si fanno cose più intime, e quindi la pioggia la associo molto all'intimità. E poi la pioggia sì, ha anche la sua poesia, il suo suono. Mi piace anche molto il suono della pioggia. È qualcosa di quasi un po' magico, no? Addirittura l'ho comprato quel bastone che si chiama il bastone della pioggia, che fa quella musica di piccole gocciolette che scendono nel legno, e lo trovo molto rilassante. Ricordo per esempio una volta ero in vacanza e ero andata in motorino in un locale a sentire musica dal vivo, ero da sola per cui insomma non avevo modo di farmi riaccompagnare in macchina e venne giù quelle piogge tropicali da posto tropicale. E mi ricordo questo senso di libertà che mi dette il fatto di ritornare proprio sotto uno scroscio d'acqua, proprio mi sentii come wow, rigenerata da questa fiumi di acqua che scendevano dal cielo. Ho cantato qualche volta sotto la pioggia, mi ricordo in un altro viaggio, proprio che abbiamo il filmatino con le amiche sotto questi ombrelli, dove eravamo? Eravamo in Bosnia, in un posto un po' particolare, e però appunto ci si mise a cantare I'm Singing in the Rain proprio con le amiche, quasi un po' sorprese dalla pioggia, no? Che arrivò all'improvviso. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Purple rain, purple rain. Ho amato molto Prince e il suo canto alla pioggia, questo canto un po', diciamo, malinconico per un amore vero, ma così, diciamo, da abbandonare. Era probabilmente lui si era innamorato della donna di un suo amico. Io questo ho interpretato da quelle parole e quindi lui dice, si accontenterebbe di vederla bagnarsi a questa pioggia viola che era un po' il suo colore preferito, quindi come dire era una metafora molto bella d'amore, non corrisposto o comunque non proprio vissuto pienamente. C'è anche un'altra frase di un film che è sempre stata veramente un cult per me, però credo anche per te, che è Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, Frankenstein Junior, Mel Brooks. Vabbè, andiamo un'altra domanda. Forse devo dire che in questo lockdown non ho potuto fare quello che volevo, però nello stesso tempo ho approfondito un interesse che mi aveva già preso qualche anno fa, che è lo yoga. Ho cominciato a proprio praticarlo quotidianamente e facendolo la mattina mi dava una grande centratura.
E quindi riuscivo poi ad affrontare la giornata con tutto un altro umore, con tutta un'altra freschezza. A un certo punto ho un po' abbandonato l'idea di fare qualcosa di nuovo, ma ho ritrovato ispirazione ricercando nelle mie radici e quindi ritrovando un po' quei grandi pezzi di blues, di rhythm and blues, di soul con cui ero nata, diciamo, con cui era nata la mia formazione anche musicale. Allora ho cominciato a ascoltare, a mettere su delle idee, a cominciare a dare anche un po' la pulce nell'orecchio ai miei musicisti. Ma se si facesse una scaletta nuova, tutta un po' anche di quello che ci riporta un po' al nostro passato, a quello che ci ha fatto amare la musica, che erano queste grandi canzoni anche dagli anni 60 agli anni 90, che però erano colorate di blues, forse perché mi sentivo anche un po' blues. Sì, ho fatto delle esperienze in teatro che mi sono piaciute tantissimo, spesso anche sono state anche, come dire, un uscire dal mio personaggio, perché insomma dopo tanti anni è anche bello anche per noi artisti proporre degli altri progetti, progetti che li chiamiamo paralleli, ma per noi insomma non sono paralleli, sono sempre noi, siamo sempre molto rappresentati. E per esempio ho fatto naturalmente un progetto con Stefano Bollani in duo, che è stato un po' un'apertura delle porte del teatro in grande, devo dire, perché è stato un periodo bellissimo. Condividere il palco con Stefano mi ha arricchito tantissimo. E poi ho fatto anche un altro progetto che ho amato tantissimo, che è quello con Pastis. Pastis e Irene Grandi è stato un lungo viaggio, questo era il titolo del progetto, che era un progetto sperimentale molto interessante che univa la videoarte alla musica, alla canzone. Il teatro mi piace molto il senso che dà di amplificazione dei sentimenti, di tutte le emozioni. Il teatro impone una certa attenzione perché è anche facile addormentarsi in teatro. E questo è bello che esistano ancora dei posti dove la concentrazione viene, diciamo, sostenuta, viene richiesta. Perché nell'ultimo periodo vedo che la concentrazione è molto facile perderla, anche proprio attraverso l'avvento dei social, di internet. È tutto un swippare, no? Mentre invece in teatro devi stare un'ora e mezzo bello concentrato anche per capire la poetica, il senso, no? Di un'opera. Quindi trovo che sia molto bello di questi tempi che ancora esista un posto dove veramente sei lì, sei nella presenza per poter dialogare proprio con l'artista e anche l'artista sente molto la presenza del pubblico in teatro. Sentivo già che c'era un grande cambiamento nella musica, una grande anche difficoltà nel nostro settore causata dai cambiamenti del mondo, soprattutto quello che riguarda la rete, naturalmente, internet, il modo proprio di usufruire della musica, che ha dato sempre meno peso al lavoro di un progetto come un album, per esempio. Tutti lavorano un po' più sui singoli, no? Spesso negli album ci sono anche contenute delle canzoni che ti danno anche il peso di un artista non solo per quello che è più lanciato nel pubblico, ma anche proprio della sua personalità un pochino più intima. E questa cosa effettivamente è venuta un po' meno. Sì, devo dire che è come se ci mancasse un po' un luogo di aggregazione, un punto di riferimento che forse c'erano di più negli anni 90, 80, c'erano tanti locali, tanti posti dove si sentiva la musica, centri sociali. C'erano anche a Firenze un attimino più di situazioni dove ci potevamo incontrare, mentre è un po' decaduto il modo di incontrarsi fisicamente, ma ci si sente sempre via internet e anche le stesse collaborazioni spesso vengono fatte a distanza, quindi devo dire che manca un po' d'aggregazione nel nostro mondo. Sì, effettivamente c'era un team che era costituito dal produttore artistico e il produttore esecutivo che prima avevano una grande importanza in una carriera, cioè comunque anche un produttore che ti prendeva le prime armi, poi magari voleva continuare a lavorare con te a lungo perché proprio ci credeva. Adesso pare che vada tutto un po' sul commercio, no? Sul talent che ogni anno
rinnova il parterre degli artisti e quindi quello dell'anno prima già non serve più. Sì, è vero, c'è un'estrema libertà con questi mezzi, per cui appunto cantare attraverso la tecnologia sembra diventato più facile, no? Attraverso anche tutti gli autotune, eccetera. E nello stesso tempo, dall'altra parte, c'è molto tecnicismo nel cantante. Manca un po' di cuore, secondo me, a volte, o comunque il cuore magari ce l'hanno anche i giovani, però il cuore va anche poi mescolato a una professionalità, che era quella che ci dava il produttore artistico, il produttore esecutivo all'epoca, i musicisti, gli arrangiatori. Adesso è tutto un pochino più fatto in casa, quindi tanta tecnologia e poi oppure tanta tecnica canora, ma manca un po' di magari anche di repertorio, di grinta, di anche di gusto su quello e di conoscenza di sé, perché il cantante arriva a un palco importante, magari anche alla televisione, che magari non aveva mai incontrato il pubblico dal vivo, mentre invece il fatto di esibirsi nei locali, fare gavetta, quella che si chiamava così, ci aiutava anche a conoscere se stessi, a capire dove si era bravi e dove magari invece dovevamo ancora lavorare. Io non lo so bene quello che arriverà, la cosa che invece mi auguro che arrivi è che si possa usufruire della musica anche in ambienti più piccoli, più raccolti, più anche diciamo che coccolino un po' il pubblico, perché negli ultimi anni ho notato che c'è stata proprio una grande passione delle persone per i grandi eventi, per questi gli stadi, i palazzetti. Però a volte la musica è bello invece anche vedere un artista più da vicino, insomma si vede che sono nata nei locali, a me piaceva questo rapporto diretto sia come artista ma anche come pubblico, penso che lo gradirei molto. E infatti nel Covid effettivamente sono nate poche piccole iniziative, e forse quest'estate sarà così, anche di arene o piccoli posti anche all'aperto, dove però con il distanziamento magari ci sarà comunque 200-300 persone, tutte abbastanza raccolte. Ecco, io mi auguro che questa cosa ritorni ad esistere, perché riuscire a vedere un artista non solo per forza in un grande spazio, per me è un valore. Thank you.
alla fine ha risposto. Pensavo che non sarebbe successo. In fondo quasi non lo speravo più. Non ti sembra strano? No? È la tua stessa voce nelle orecchie, che chiama da chissà quale luogo. Eppure sì, sono io. E sei tu. Siamo noi. Se penso a te sono sicura che sei diversa da come ti avevo immaginata. Così come io sono diversa da come ti immagini tu ora. Mi hai quasi dimenticata. Tutto questo tempo, come se ci avessero addormentate, spezzate. Ed io, la tua parte felice, quella prima dello scoppio. È come se fossi rimasta bloccata in un tempo che non ti appartiene più. Tu hai proseguito, con la tua mente inondata di parole che non sapevi cosa fossero. Parole che sono ormai diventate la parte più concreta di quella che tu chiami vita. Ed io, dove mi hai lasciata? Non c'è uno spazio per me dove vivi tu ora. Non ci conosceremo mai. Non dovevi essere così. Dovevo essere io a decidere la tua forma, il tuo contenuto, la tua esistenza. Ti odio perché ti sei staccata da me. Non sopravviverai, vita mia. Non vedrai il domani che ci aspettava, vita mia. Non ce la farai. I tuoi sogni sono estinti. Ciò che ti rimane non si può nominare. Leheim. A me mi dà un senso di, non so, mi fa un senso di equilibrio, nel senso che la pioggia, vedere la pioggia è vedere un elemento di un ciclo, ma non solo vitale, ma anche proprio di morale, psicologico. Quindi quando vedo la pioggia, a me piace la pioggia. La libertà, anzi, non andare, però la libertà di andare al cinema, la libertà di andare in teatro, la libertà di andare a un concerto, oppure anche il fatto che non ci siano, sapere che non ci sono, sapere che non ci sono questi eventi. È questo che. E guarda, fra i tre dello spettacolo scelgo un concerto. Ti posso raccontare una cosa buffa che mi viene in mente, che non riguarda attori, ma riguarda tipo, è uguale, le figurazioni. Quando fai film in costume e film dove devi fare delle masse di guerrieri, persone tutte sporche, quindi cerchi una maniera per sporcare i capelli, e la cosa che funziona tantissimo è il sapone di Marsiglia. Quindi abbiamo sporcato questi capelli a tutte queste figurazioni, rendendoli perfetti per di più, sai, con proprio l'opaco però lucido nello stesso tempo. Solo che dopo si è messo a piovere, quindi è venuta una saponata collettiva. Di solito segui quello che succede, nel senso che poi c'è una scena sotto la pioggia, però delle volte c'è anche una continuità, magari entrano dentro un ambiente asciutto, quindi continui a bagnare, a fare asciugare, fare sì che i capelli si vedano asciutti, man mano che passa il tempo, dipende da, chiaramente dalla scena. Quello che cambia di più secondo me è il trucco, quello che cambia di più, perché un tempo diciamo i fondi, tutti i trucchi che venivano usati, i materiali, i prodotti erano prodotti abbastanza molto grossi, molto coprenti, molto, e si sentivano sulla pelle. Però una volta girati in pellicola, chiaramente questa cosa si ammorbidiva, e anzi lavoravi proprio su del materiale. Oggi invece lavori con il trucco, lavora con dei materiali, dei prodotti molto più trasparenti, molto più naturali. Perché? Perché se no si sente proprio un fondo, un cerone, come si dice in teatro. Sui capelli, quello che è cambiato, diciamo, sì, cambia anche lì, perché le parrucche usano un tool finissimo che un tempo era un pochino più grosso, e diciamo che con l'andare davanti del tempo c'è stata la necessità di essere ancora più fini e di essere ancora più trasparenti. È vero, in una situazione americana la professionalità ha un altro suono,
c'è una dinamica molto più diretta sul lavoro, più impersonale, più dedicata a quello che stai facendo. Sì, anche se io, per dirti, in Italia ho incontrato, lavoro con persone come, ti faccio un nome, che è Francesco Favino, che sono di una professionalità che neanche oltreoceano. Ora come ora, attualmente, oggi, è difficile trovare anche dei tecnici liberi che possano intraprendere un lavoro, possono essere assunti perché il lavoro è aumentato così tanto che c'è proprio mancanza quasi di personale qualificato. È come fare una stella. No, tutti insieme lavoriamo per questo progetto, per questo sogno, per questo anche progetto finanziario che sia, però poi è una stella che una volta terminata prende il posto nel cielo e poi non ti appartiene più perché ti apparteneva solo nel momento della creazione collettiva. Poi questa stella prende il suo posto nel cielo e da lì la ammiriamo. Da lì la possiamo guardare tutti, che tu l'abbia fatto, che tu non l'abbia fatto, che tu ti piaccia il cinema o meno, è a disposizione di tutti. Posso dire che la figura del produttore, che un tempo, da come me la figuro, ti ripeto, era più romantica. Naturalmente il produttore è un investitore, non stiamo cercando, cioè non siamo nel paese di Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono investitori, quindi, però lo facevano in una maniera così romantica, così presente, così vicina al cinema, che il cinema era diverso. Adesso i produttori, non ti dico tutti, per amore di Dio, ma tanti che ho incontrato sono investitori. Per esempio, vogliamo parlare di Amazon, Netflix, film o serie che facciano. Vengono queste delegazioni di finanziatori che non hanno la minima idea di quello che tu stia facendo e che ne possa interessare fino a un punto. Poi, sai, ora non voglio indicare nessuno in questo, però ci sono. Volver di Pedro Almodóvar, The Protagonist, che è uno dei primi film di Luca Guadagnino, poi Manifesto ha lasciato anche lì la stella, continua a brillare nel cielo. Stop. Alta marea del fiume che scorre sotto di me, ti guardo dritto in faccia. Nubi dell'ovest, sole alto ancora per mezz'ora, anche voi vi vedo, faccia a faccia. E tu, che attraverserai da una riva all'altra, fra molti anni, sei per me e per le mie meditazioni più di quanto tu possa immaginare. Sei la terra e la morte. La tua stagione è il buio e il silenzio. Non vive cosa che più di te sia remota dall'alba. Quando sembri destarti, sei soltanto dolore, l'hai negli occhi e nel sangue, ma tu non senti. Vivi come vive una pietra, come la terra dura, e ti vestono sogni, movimenti, singulti che tu ignori. Il dolore, come l'acqua di un lago, trepida e ti circonda. Sono cerchi sull'acqua, tu li lasci svanire, sei la terra e la morte. Chiunque tu sia, temo che tu stia camminando sui sentieri dei sogni. Temo che le realtà ti possano franare da sotto i piedi e dalle mani. Chiunque tu sia, cerca di resistere. Anche tu sei l'amore. Sei di sangue e di terra, come gli altri. Cammini come chi non si stacca dalla porta di casa. Guardi come chi attende e non vede. Sei terra che dolora e che tace. Hai sussulti e stanchezze, hai parole, cammini in attesa. L'amore è il tuo sangue, non altro.
ma comunque ti porterò salute e filtrandolo darò sostanza al tuo sangue. Se non riesci ad afferrarmi subito, non ti scoraggiare. Se non mi trovi in un posto, cercami in un altro. Io da qualche parte mi fermo ad aspettare. Hai riaperto il dolore, sei la vita e la morte. Sopra la terra nuda, sei passata leggera come rondine o nube e il torrente del cuore si è ridestato, irrompe e si specchia nel cielo e rispecchia le cose. E le cose nel cielo e nel cuore soffrono e si contorcono nell'attesa di te. È il mattino, è l'aurora, sangue di primavera. Tu hai violato la terra. La speranza si torce e ti attende, ti chiama. Sei la vita e la morte. Il tuo passo è leggero.